Ciao, mancano pochi giorni al Natale. Il Vangelo di oggi ci invita a metterci in viaggio. Anche Maria, subito dopo l'Annunciazione, si mette in cammino e va dalla cugina Elisabetta. Non va da lei per una vacanza, ma per portare, anche se soltanto in grembo, il Salvatore. Arrivata dalla cugina, la prima cosa che le esprime è la sua grande gioia, perché grandi cose ha fatto in lei l'Onnipotente. Dunque Maria, una giovane ragazza, incinta, si mette in viaggio per dire a tutti che lei è un miracolo. Maria si mette in cammino per dire le meraviglie che si sono realizzate in lei. Questo ci fa capire che ella ha preso in mano la sua vita, l'ha messa nelle mani di Dio e si è resa disponibile affinché Lui ne facesse un capolavoro. Oggi dedicati 5 minuti, pensa ai motivi per cui devi essere riconoscente, fai memoria e prova a dire a qualcuno questa tua gioia.